Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl. Oggi parliamo di un tema che ci tocca tutti e tutte da vicino. Come superare il pensiero giudicante, il nostro, la nostra tendenza a giudicare e la nostra paura di essere giudicati. Lo faremo con un ospite veramente speciale. Parlo di Federica Cacciola, autrice, conduttrice e attrice divenuta nota nel 2014 grazie al suo personaggio satirico Martina Dell'Ombra, che ha raggiunto, se non sbaglio, oltre 50 milioni di views su YouTube. Quindi ragazzi, se c'è qualcuno che sa che cosa significa ricevere giudizi particolarmente spiacevoli a volte e come gestirli è proprio lei, è proprio Federica, e insieme a lei cercheremo di capire come anche noi nel nostro piccolo possiamo cominciare ad imparare a lasciarci scivolare addosso quello che proprio non ci serve. 3, 2, 1, tuffiamoci! Ah, dimenticavo! Se stai guardando questo video da YouTube, ricordati di iscriverti al canale, soprattutto di attivare la campanellina che c'è accanto al pulsante iscriviti, altrimenti non serve a nulla. Se invece stai guardando questo video o stai ascoltando questo audio dal sito biz-academy.it/podcast, ti invito come sempre a lasciare un tuo commento, un tuo contributo, dove ci dici qual è l'idea chiave più importante che hai ricavato e tratto da questa puntata e che metterai in pratica fin da subito. Ciao a tutte ragazze, benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi ho davvero l'onore, un vero e proprio onore, di avere qui come ospite con noi Federica Cacciola. Ciao Federica. Ciao, ciao. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Quando ti ho introdotto, il tuo nome non ha subito suscitato un wow, ma perché ho omesso di dire che uno dei tuoi personaggi più conosciuti sul web ad oggi è Martina Dell'Ombra. Sì. E anche per questo la tematica che ti ho proposto di approfondire insieme oggi in questa puntata è la paura del giudizio degli altri, come andare oltre. Sì. Diciamo che la motivazione di questa scelta è legata al fatto che spesso il giudizio è la causa principale della non realizzazione di sogni, progetti, di veri e propri cambiamenti nella nostra vita, che siano lavorativi o meno. Qui però stiamo parlando ad un gruppo di donne che sono imprenditrici, sono donne in carriera, donne che non dovrebbero avere paura del giudizio degli altri, ma in realtà questa è una paura così forte che più spesso che non diventa un vero e proprio ostacolo alla nostra possibilità di crescita e realizzazione. E in una delle tue interviste, quando parli della tua storia, hai raccontato di come tu abbia avuto la fortuna di crescere in un contesto socioculturale abbastanza libero. Sì. Dal pensiero giudicante, il che probabilmente ti ha aiutato molto, perché tu di giudizi anche molto forti a volte ne sai qualcosa, anche se non tu come Federica magari direttamente, però diciamo che se anche nel mirino c'è stato e c'è tuttora il tuo personaggio satirico, no? Sì. È il termine giusto, che sì. È Martina Dell'Ombra, sei sempre tu che la reciti, quindi ti chiedo come diavolo riesci a prendere le distanze? Allora, intanto sì, Martina Dell'Ombra, di conseguenza anch'io, abbiamo ricevuto un sacco di insulti, diciamo che sono la persona che ha ricevuto più pompinara sul web dopo Laura Boldrini probabilmente e tantissime altre tipologie di insulti. Allora, in realtà io ho una formazione attoriale, quindi ho fatto un percorso a monte che parte proprio, diciamo, dal distacco. Dal distacco che cosa significa? Dal distacco proprio dal pensiero giudicante. Per un attore, comunque, anche per uno scrittore, insomma, per chiunque approcci all'ambito artistico e voglia raccontare dei mondi, delle realtà, il pensiero giudicante è proprio un ostacolo, perché se io giudico un modo di essere non posso raccontarlo con verità. Quindi all'interno di questo percorso che cosa si fa? Ci si distacca dal pensiero giudicante e si inizia una disidentificazione con i giudizi altrui, anche rispetto al proprio io, nel senso che io mi distacco perché comunque quei giudizi sono rivolti al personaggio di Martina Dell'Ombra, ma, e questo è un concetto filosoficamente un po' più complesso, però cercherò di sintetizzarlo, il mio io non è nemmeno Federica Cacciola,
Cioè, io non sono neanche questo stesso corpo, ovviamente la cosa è più complessa, però è così. Quindi il pensiero giudicante niente ha a che fare con la verità, non con la realtà. Perché se qualcuno mi dice hai il nasone, questo può essere una realtà oggettiva, ma niente a che fare con la verità ontologica della mia esistenza, quindi non mi dovrebbe in nessun modo toccare. Purtroppo il pensiero giudicante però è un vizio culturale proprio della nostra società e io sicuramente ho avuto la fortuna, al di là della mia formazione, di avere anche come attrice, di avere anche una formazione all'interno della famiglia che mi ha evitato di applicare questo metodo. Io ricordo l'unico schiaffo che mi diede mia madre fu quando da ragazzina, ti direi 13-14 anni, quando si iniziano a esprimere giudizi sulle altre ragazzine, una aveva baciato il mio fidanzato, io tornai a casa dicendo quella è una zoccola, mia madre mi diede un ceffone che ancora me lo ricordo. Per il principio non si dice mai questa cosa di un'altra donna e ancora me lo ricordo profondamente perché fu un'umiliazione che però mi ha aiutato a comprendere che ci sono proprio dei principi che non devono essere violati. Ovviamente questa cosa, non essendo insegnata purtroppo, non viene neanche praticata. Quindi si può dire che hai prima di tutto imparato ad essere tu la prima a non giudicare, perché poi questo cominciasse a riflettersi anche al contrario, che non significa che gli altri non giudichino, ma significa che tu riesci ad essere un pochino più neutrale. Sì, io sono comunque cresciuta in un contesto familiare dove in ogni caso esprimere il giudizio non era una cosa carina, non lo so, non ricordo mia madre che esprima giudizi sulla fisicità di altre donne, ad esempio, ed è chiaro che uno poi imita quello che vede. E quindi sicuramente è stato questo e poi ovviamente crescendo io ho continuato un percorso che andava sempre di più in questa direzione. In un contesto lavorativo come quello della televisione dove hai lavorato, della radio, del web soprattutto mi viene da dire perché è quello che conosco meglio io almeno personalmente, certo. Dove il pensiero giudicante è continuo perché i giudizi sono gratuiti, sono costanti, sono a volte assolutamente fuori contesto e fuori luogo, utilizzati solo come modo per sfogare la propria rabbia, la propria frustrazione. Sì. Ti chiedo, ci dai qualche spunto pratico per chi non ha avuto la possibilità di avere una formazione sia educativa e familiare che poi professionale di questo tipo per riuscire a non dico a distaccarci completamente perché quello è un percorso di una vita per molti di noi, però per cominciare un pochino ad agire nonostante la paura di quello che gli altri, sia mai, potrebbero dire? Allora, secondo me, in generale, quando si inizia a fare un lavoro che prevede una esposizione, che sia questo sul web, che sia in televisione, che sia in radio, che sia da qualunque parte, qualunque cosa preveda un'esposizione mediatica, secondo me deve essere fatto a monte un lavoro su se stessi. Questo non significa che chi insulta o chi giudica sia giustificato in qualche modo, però è anche vero che se ci si espone bisogna sapere che quella è la direzione verso la quale bisognerà lavorare per tutta la vita. Cioè si è molto banalmente esposti. Esposti significa esposti a tutta una serie di cose positive che arrivano, ovviamente, ma anche di cose negative che arrivano. E io suggerisco sempre un certo distacco, che attenzione, non deve essere un distacco dagli ascoltatori o dagli utenti o dalla community, perché quello è sbagliato, quello identifica una certa freddezza, quello è il VIP che si mette al di sopra delle parti. Io non credo che sia questo il modo giusto, semplicemente un distacco interno, considerando che il giudizio di quelle persone non esprime la verità, esprime semplicemente, può parlare di tante cose. Una persona che mi insulta fisicamente, è scontato che abbia dei problemi con se stessa, perché che senso ha venire a dirti, o magari dicono cose scontate, io quante volte appunto ho le occhiaie, faccio un video e un sacco di gente sotto scrive c'è le occhiaie, cazzo lo so che c'ho le occhiaie, nel senso, lì non è neanche un insulto, no? È l'evidenziare un qualcosa che uno sa già, quindi a monte sapere
quali possono essere i propri punti deboli, tra virgolette, che non sono ovviamente dei punti deboli, sono dei punti deboli semplicemente rispetto ad un modello prestabilito, precostituito, che però chi lavora nel settore della comunicazione deve conoscere. Questo vale anche non soltanto per la parte estetica, ovviamente fisica, ma vale anche per le idee. Ognuno di noi sa bene o male quali sono i flussi di idee dominanti e sa che se esprime un'opinione diversa dalla maggioranza, comunque, o comunque in generale quando esprime un'opinione, ci sarà sempre qualcuno che ti dice sei un coglione, quello che dici tu non è corretto. Bisogna arrivare preparati, ecco. Quindi possiamo riassumere dicendo che innanzitutto dobbiamo ricordarci che non possiamo piacere a tutti, no. In generale nella vita, soprattutto poi quando ci esponiamo. E mi è piaciuto molto il fatto di aver sottolineato di essere consapevoli dei propri punti deboli, se così si possono chiamare, perché ci sono dei punti deboli che sono semplicemente legati, no, al nostro aspetto fisico, che sono delle caratteristiche. C'è a chi può definirli punti deboli, c'è chi può definirle semplicemente delle features, delle caratteristiche. Sì. Però magari anche i punti deboli del proprio lavoro, cioè se io faccio un video sul web, mi sto cimentando per la prima volta, sono bravissima a fare altro, però so che devo utilizzare questo benedetto YouTube perché così più persone possono conoscere quello che faccio e cominciano a dirmi che la luce non va bene, che l'inquadratura è storta, che il microfono dovevo comprarmi un altro microfono piuttosto che quello che ho usato. Lì magari giocare può essere utile sul fatto di dire... Non sono questi i miei punti di forza, ci sto lavorando, ed essere molto neutra in questo. Sì, ma in realtà tantissime volte se uno si libera un po' da quest'ansia del giudizio e dal fatto di offendersi e sentirsi ferito da ciò che dicono gli altri, in realtà dietro ad alcuni messaggi probabilmente scritti in maniera sbagliata o scorretta, comunque di fondo ci sono sicuramente delle cose che ci possono aiutare. Poi sta a noi decidere, non me ne frega nulla di questa cosa qua, oppure questa cosa in effetti mi interessa e laddove posso migliorare, se mi interessa migliorare quell'aspetto lì, può essere uno spunto in realtà. Quindi ovviamente tutto questo è possibile solo nel momento in cui c'è una grande serenità d'animo, premesso che ci sono comunque determinate persone che quando esagerano vanno segnalate, vanno denunciate, vanno querelate e vanno bloccate. Quindi non è che uno, voglio dire, una propria attività digital non è lo sfogatoio altrui. Quindi laddove la gente viene a fare bisogni deve essere allontanata, quindi è chiaro che ci sono dei limiti, perché ci sono vari livelli di commenti, di giudizi, di insulti ovviamente. E cosa ne pensi delle donne che giudicano altre donne? Te lo chiedo perché il mondo femminile è particolarmente sensibile a questo tema. È vero che tu sei stata educata a non farlo, però noi donne siamo particolarmente brave ad esprimere giudizi nei confronti di altre che magari consideriamo anche dei modelli o a cui aspiriamo, però semplicemente non abbiamo il coraggio di fare quello che hanno fatto loro e quindi spariamo queste... non lo so, queste opinioni assolutamente indesiderati e che ci fanno tra l'altro stare male. Ma le donne hanno probabilmente questa cosa, io non so, io sono stata molto insultata sia da donne che da uomini, quindi non so effettivamente se sono di più le donne. È anche vero che le donne hanno un retaggio storico, culturale, proprio ancestrale di vessazioni. E di vessazioni all'interno della società, quindi sono abituate fin da piccole ad essere giudicate, ma proprio quando ancora hanno un'età veramente intorno ai 2-3 anni sono abituate a doversi occupare più degli uomini del proprio aspetto estetico e quindi è ovvio che di conseguenza il giudizio sia ancora di più incarnato all'interno del loro modo di pensare. E per cui non la vedo come una responsabilità specifica delle donne, quanto semmai come una responsabilità di un certo tipo di società, comunque maschilista e patriarcale. E, ovviamente sta poi alle donne, nel momento in cui hanno gli strumenti per farlo, liberarsi da questa cosa, cioè rendersi conto che questo modo di pensare in realtà è fatto proprio per tenerle in una modalità di sudditanza.
Assolutamente, tra l'altro non so se sei d'accordo su questo, ma credo che davvero se cominciamo ad amarci un po' di più, che sembra il solito cliché, no? Ne parlano tutti, un sacco di frasi motivazionali le trovi su internet sul fatto di tornare ad amare noi stesse, però se siamo noi le prime a disprezzarci anche in segreto, perché magari non lo diciamo verbalmente, ma lo pensiamo, ci guardiamo allo specchio e pensiamo qualcosa che non è particolarmente carino, e questa cosa si consolida negli anni, poi sicuramente si può manifestare in maniera più aggressiva anche all'esterno. Beh sì, perché noi facciamo costantemente un transfer rispetto agli altri, cioè di solito vediamo negli altri proiettato quello che fa paura a noi, di noi stessi, o che ci spaventa, o qualcosa che odiamo di noi, quindi è chiaro che un essere umano sereno nel suo essere non ha questa necessità, premettendo sempre che comunque perché c'è anche dall'altro lato a volte un'eccessiva permalosità, cioè è anche vero che è anche giusto esprimere opinioni e che in realtà chi si espone lo fa nel diciamo desiderio di avere feedback dagli altri, quindi questo deve essere incentivato, non deve diventare un modo per dire vabbè non dico niente, nel senso un ambiente sereno e sano prevede anche che io, se interpellato, magari possa esprimere dei giudizi che possono essere critici, ma in maniera costruttiva. Per chi si trova in questo momento a fare il salto di visibilità e esposizione, cioè si trova ad avere un proprio progetto, una propria idea, magari l'ha già creata, l'ha già consolidata, però non ha ancora avuto il coraggio di esporsi nei canali digital, per appunto paura di far vedere il proprio volto e di quello che potrebbero dire gli altri. Oltre a quello che già abbiamo detto, c'è qualcosa, non lo so, una frase che magari hai detto a te stessa in passato, qualcosa che in qualche modo potrebbe aiutarle, se ripetuta a se stesse, ad andare oltre? Ma in realtà il fatto è che noi siamo già esposti. Io faccio sempre questo esempio, soprattutto quando mi trovo a rimproverare, tra virgolette, qualcuno che mi insulta su Instagram o anche maniaci che vengono a dire belle tette, oppure che mi fa impazzire completamente i feticisti, che nel momento in cui tu metti una foto in cui si vedono casualmente i piedi, sembra che tu li abbia provocati e quindi ti dicono hai provocato, facci vedere i piedini. Allora, per dire Instagram, in generale i social, è come se fossero una piazza sociale, come essere in spiaggia, cioè tu in spiaggia non vai da una a dirgli belle tette oppure che bei piedini che hai, non lo fai per convenzione sociale, nel senso quello è un posto dove però i corpi sono esposti, perché tante volte dietro al commento un po' maniaco o anche un po' cattivo e viene risposto con vabbè però tu hai esposto il tuo corpo, ma il mio corpo, la mia persona è costantemente esposta, perché io vado in giro per strada, parlo con la gente, vado al supermercato, vado in spiaggia mezza nuda come tutti, e quindi voglio dire, secondo me una cosa incoraggiante da pensare può essere il fatto che quello è semplicemente l'amplificazione, ma neanche tanto, perché dipende da cosa fai, se vai in una spiaggia affollatissima di Ibiza è uguale, è l'amplificazione dell'esposizione che già noi abbiamo tutti i giorni nella vita, il fatto di doversi esporre e di avere a che fare con gli altri è un momento fondamentale della formazione dell'individuo. Io ho sofferto di mutismo selettivo da bambina ed è per questo che sono stata spedita da mia madre a studiare recitazione, prima canto e poi recitazione, con una sofferenza immane, perché il mutismo selettivo è un tipo di malattia psicologica, non fisiologica, che non ti fa parlare, quindi io non parlavo, stavo muta, per cui dover cantare o fare recitazione era proprio un trauma. È chiaro che però passandoci da una formazione profonda, artistica, sana come quella del teatro, mi ha aiutato molto, quindi in realtà è un tipo di percorso che tutti dobbiamo fare indipendentemente dal lavoro o da quello che vogliamo fare poi con i social o con la nostra esposizione digitale. È comunque un lavoro sano da fare, perché riguarda il rapporto tra noi e gli altri.
Federica, per lavorare su te stessa, credo sia un percorso che non ha una fine, è un continuo. Che sì. Cosa fai nella tua quotidianità? Allora, no, rido perché il lavoro su se stessi ha diverse fasi, nel senso che poi nella quotidianità, soprattutto quando si fa quello che faccio io, ma in generale quando la carriera, diciamo, prende una via di un certo riscontro, poi ci si scontra anche con la mancanza di tempo, che è una cosa secondo me tremenda, perché per lavorare su se stessi ci vuole tempo e spazio e un luogo proprio di riflessione. Quindi io cerco di fare meditazione, in realtà a volte ce la faccio, a volte no. Ci sono dei periodi in cui sono magari molto piena di lavoro, molto stressata, e sento proprio il bisogno a un certo punto di fermarmi, perché comunque i ritmi degli esseri umani non sono sempre coincidenti con i ritmi della società esterna. E questa cosa è importante saperla, nel senso che poi uno li tiene e li regge i ritmi esterni, però è anche giusto ogni tanto fermarsi. Io ho fatto terapia per tanti anni, poi non ho più sentito il bisogno, e ho fatto dei percorsi interiori e spirituali. Quindi in questo momento, per occuparmi di me, faccio yoga, faccio meditazione e leggo. Leggo delle cose che mi portano sempre a riflettere su dei mondi un po' paralleli e non proprio sulla quotidianità. E questa è la cosa che mi fa stare meglio con me stessa. Posso chiederti che libro stai leggendo in questi giorni o in questo periodo? Ma, o l'ultimo che hai letto? Guarda, uno degli ultimi che ho letto è La tenda rossa di Anita Diamant, che è stato ripubblicato da Edizioni Tlon, in realtà da poco è stato ripubblicato quest'anno, che ho trovato un libro strepitoso che consiglio a tutte le donne, perché è proprio secondo me un libro fondamentale per la formazione femminile, ed è un libro degli anni 80, no, non vorrei dire baggianate, che è stato riedito adesso. Bellissimo, che reinterpreta la storia biblica di Dina, la figlia di Giacobbe, reinventando questa storia. Lei è cresciuta con quattro madri e racconta questa storia di donne ancestrale, molto bello. Federica, a proposito di tempo, io ti voglio ringraziare moltissimo per essere stata con noi in questa chiacchierata e ti chiedo dove possiamo seguirti. So che sei sempre on the go e stai facendo un sacco di progetti uno dietro l'altro. Dacci una carrellata su dove possiamo trovarti. Allora, sicuramente ci saranno i live dove mi potrete vedere, e quindi invito tutti a seguire gli aggiornamenti che sono poi sui miei social, quindi sul mio Instagram e sul mio Facebook, sia come Martina dell'Ombra che come Federica Cacciola, perché ho splittato questi due mondi. E poi in televisione con il nuovo programma di Serena Dandini, Assemblea Generale, su Rai 3, e su Radio DJ il weekend con il boss del weekend insieme a Daniele Bossari. Fantastico, Federica. Se dovessi chiederti un'ultima domanda a bruciapelo, secondo te quale donna dovrei intervistare dopo di te? Maura Gancitano. Fantastico. Maura Gancitano, sì. Che tra l'altro è la fondatrice di Tlon, giusto? Esatto, non mi pagano, ma semplicemente ce l'ho presente perché faccio delle attività con loro, e soprattutto perché lei, insieme anche a tante altre, adesso mi è venuta lei sul momento, però sta facendo tanto per l'empowerment femminile, quello vero, perché poi farlo seriamente è molto complesso e ci vuole molto lavoro. E poi ovviamente Serena Dandini. Cioè. Ah, fantastica, che so essere il tuo modello artisticamente, io la chiamo la mia mamma artistica. Fantastico, Federica, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Ringrazio le ragazze che sono in ascolto. Come sempre ricordo che questa è una puntata che si può sia guardare che ascoltare su tutti i nostri canali. Troverete tutti i riferimenti in questa pagina, quindi se state ovviamente ascoltando o guardando l'episodio dal sito biz-academy.it/podcast. Altrimenti portate le vostre dolci chiappette sulla pagina per guardare tutti i riferimenti e trovare quello che fa per voi. Grazie ancora. Ciao, grazie. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero
di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.